rappresentanti delle famiglie qui alla Camera. Ci siamo precipitati in piazza alla vostra manifestazione pur sapendo che molto probabilmente avremmo ricevuto solo contestazioni. Ci sentiamo telefonicamente, via email e con tutti i mezzi a disposizione. Nonostante la disperazione e il difficile momento che state attraversando e noi con voi, non riteniamo corretto aver ricevuto delle vere e proprie minacce, ricevuto accuse di non aver prestato orecchio alle vostre esigenze, accuse di aver commesso crimini contro l'umanità e soprattutto non potete dire che noi non capiamo cos'è il dolore, addirittura augurandoci che la sofferenza e la disperazione colpisca le nostre famiglie. Cari colleghi, scusatemi se faccio un attimo una digressione personale, ma il dolore e la disperazione sono entrati nella mia famiglia il 25 novembre del 2010 e perdonatemi qui anche l'emozione. Giorno che non dimenticherò mai, quando mia madre venne praticamente stroncata da una diagnosi di SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Sono stati giorni, mesi, anni difficilissimi, dove in famiglia abbiamo dovuto imparare ad essere infermieri, badanti, accompagnatori, oltre che figli. E sempre con il sorriso per dare una parvenza di serenità. Sono stati periodi duri che paradossalmente si stanno calmando ora solo perché mia madre, da persona attiva e sportiva quale era, è costretta a letto, non muove più nulla se non un cenno con la mano destra ed ha un respiratore che le copre l'intero volto almeno per 15 ore al giorno. Non parla più se non con un lieve battito di ciglia e credetemi, anche io darei qualsiasi cosa non per vederla come prima ma almeno per sentire nuovamente la sua voce. Ed è proprio per questo motivo che ho conosciuto molti di voi ad alcune manifestazioni a favore della ricerca ed è proprio per questo motivo che sono voluta andare fino in fondo a questa storia ed è proprio per questo motivo che sono davvero fiera nel vedere che tutta la commissione ha voluto far partire la sperimentazione nonostante le forti ombre ed è proprio per questo motivo che noi del Movimento 5 Stelle voteremo in modo favorevole il decreto ed è proprio per questo motivo che con forza, con determinazione e sempre con grande speranza che dico e diciamo sia la sperimentazione sia la trasparenza, sia la vita. Abbiamo fatto qualcosa che nessun Parlamento, in nessun Stato europeo ha osato fare. E vorrei concludere con un appello al professor Vannoni, visto che Andolina continua in prima persona con attacchi mediatici. Professor Vannoni, mi rivolgo a lei, perché nonostante quel che si dica, noi abbiamo fatto ciò che potevamo. Ora tocca a lei. Se crede davvero che il suo metodo funzioni, che possa realmente salvare la vita di quei bambini, lo dimostri. Lo sottoponga senza esitare a sperimentazione. Noi non abbiamo fatto altro che darle questa possibilità, non ci deluda. La ringrazio, onorevole Giordano. Ha la parola ora per dichiarazione di voto l'onorevole Lenzi. Ne ha facoltà. Mi dispiace? Grazie, Presidente. Stiamo discutendo in questa aula in modo unanime, direi, avendo condiviso prima un percorso insieme che ci porta a una proposta che andremo a fare al Senato, che è la proposta di tutti. Di tutti i gruppi parlamentari. Noi stiamo discutendo avendo ricevuto due spinte contrapposte tra di loro e dovendo rispondere a due esigenze tra di loro profondamente diverse. La prima, che conosciamo bene noi che ci occupiamo soprattutto di sanità, è la richiesta sempre maggiore di sicurezza. Quando arrivano nuovi farmaci, nuove terapie, nuove cure, oltre alla speranza si somma la richiesta di certezza, di sicurezza, di non correre rischi. Tornano alla memoria episodi tristi della storia della medicina, anche recente, dal caso del talidomide al sangue infetto, agli errori che spesso finiscono nelle cronache dei giornali. Quello che sviluppa e fa crescere una medicina difensiva.
perché di fronte a noi i nostri concittadini ci chiedono più regole, più certezze, più sicurezza. Poi a un certo punto le stesse persone, spinte dalla disperazione, ci chiedono di accantonare tutto, accantonare le regole, i regolamenti, le normative, i controlli e lasciare che si tenti qualsiasi cosa, addirittura farsi iniettare sostanze non conosciute, con composizioni che non conosciamo, in nome della speranza. E noi dobbiamo rispondere a entrambe queste esigenze. Dobbiamo comprenderle, trovare un punto di equilibrio. Quello che abbiamo fatto è stato cercare, e io ritengo trovare, un punto di equilibrio. E la risposta è stata indicata dal Senato in realtà, ed era: sperimentiamo, mettiamo alla prova, vediamo che cosa succede. Ma per sperimentare, per validare un procedimento, occorre un'autorità terza, occorre trasparenza, occorrono protocolli noti, occorre la possibilità di ripetere quella sperimentazione in altre sedi, in altri luoghi, di fronte alla stessa patologia, nella stessa situazione. Cioè richiede un metodo scientifico. Il Senato ha scritto e ha detto sperimentazione clinica. E io devo dire, non ho compreso perché la lettura che ne è stata data all'esterno dall'associazione Stamina, dalle famiglie e da altri, sia stata quella di una liberalizzazione. Chiunque poteva andare dovunque e chiedere che si praticasse questa cura, perché nel momento che c'è scritto sperimentazione clinica si è sottoposti alla normativa che la regola, che è una normativa europea. Quindi bisognava chiarire meglio, rispondendo così alle sollecitazioni che sono venute dalla comunità scientifica, dalle sollecitazioni che sono venute da tutte e tre le autorità di controllo, AIFA, Istituto Superiore di Sanità e Centro Nazionale Trapianti. Quello che la Commissione ha fatto e propone all'Aula è rispondere a questa esigenza, decidere salomonicamente che fosse l'Istituto Superiore di Sanità quello ad avere la responsabilità di avviare, di coordinare questa sperimentazione. Bene ha fatto il Ministro a trovare le risorse per poter finanziare la sperimentazione, che io vorrei ricordare, finora non è vero che è stata gratuita, perché ogni giorno di ricovero in un ospedale pubblico costa e viene pagato dal Sistema Sanitario Nazionale. E questo è quello che finora è avvenuto, magari in base alle ordinanze dei giudici. Abbiamo trovato le risorse, abbiamo avviato un percorso e lo abbiamo fatto seguendo le regole europee nella loro sostanza e quindi nella tutela della sicurezza di quello che si va a fare. Con una speranza che non è più individuale, non è più del singolo, ma diventa di tutti, e cioè quella di aver trovato una terapia che dia risposta ad almeno alcune delle gravi malattie neurologiche che si pongono alla nostra attenzione o a quelle che rientrano alla categoria delle malattie rare. Una risposta ripetibile, applicabile, assunta dal Servizio Sanitario Nazionale. C'è un tema grandissimo di adeguamento del nostro sistema sanitario all'utilizzo delle staminali, a riflettere sulle conseguenze. Per esempio, guardando l'elenco delle cell factory, dei laboratori autorizzati a muoversi in questo settore, colpisce che manca il Sud. E quindi forse è necessario cominciare a porsi il tema di portare anche in altra metà del paese queste nuove terapie. Colpisce il fatto che non tutte le strutture ospedaliere in tutte le regioni, ma questo è un obiettivo impossibile da raggiungere, ma almeno una per ogni regione dovremmo darci l'obiettivo di averle in grado di applicare queste nuove possibilità della medicina. Perché ricordiamocelo, non è vero che in Italia non si fa ricorso alle staminali e non è vero che in Italia non ci siano altri luoghi e altre sedi di ricerca sulle staminali e sulle staminali mesenchimali. Questa è la proposta che noi andiamo a fare. Noi speriamo che la Fondazione Stamina, i suoi promotori e spinti anche dalle famiglie accettino
questa possibilità, non la chiamerei sfida, proprio una possibilità, che è quella di provare nel concreto la tenuta del metodo che si dice di avere trovato. Ma il decreto non è solo questo. Questo decreto, che come tutti i decreti ha ragioni di urgenza e di necessità, ha ragioni di umanità alla sua base. Umanità nel tentare di rispondere ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie, ma anche umanità nel portare a termine, o meglio, fare un altro passo avanti sulla questione della chiusura di quello scandalo che sono gli ospedali, gli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari. Perché il risultato vero sarà quando li avremo chiusi, lì diremo abbiamo finito. Per ora noi facciamo un ulteriore passo che prevede una presa in carico da parte del sistema sanitario, almeno dei pazienti che vengono dichiarati non pericolosi. Con tutte le attenzioni e le preoccupazioni che i colleghi hanno rilevato, con tutta l'esperienza che ci viene da quello che è maturato nei nostri dipartimenti di salute mentale e penso in particolare all'esperienza di Trieste. Bene, umanità nel accogliere la sollecitazione che è venuta dalle famiglie, umanità nel rispondere ai bisogni di questi che spesso la famiglia non ce l'hanno più, uomini e donne al confine, in condizioni sanitarie spesso disperate. Ecco, io credo che in questo modo il Parlamento abbia fatto un grande passo avanti, abbia fatto un provvedimento molto equilibrato, perché oltre che la necessità, l'urgenza, oltre che le risorse, ha provato a tener conto anche di una comune umanità. La ringrazio, sono così conclude le dichiarazioni di voto finale. Ora c'è un intervento a titolo personale, il deputato Di Lello, ne ha facoltà. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di fronte all'appuntamento inevitabile col buio, l'uomo ha bisogno di credere. Solo pochi fortunati o sfortunati, dipende dal punto di vista, rinunciano a credere. I romani al mattino varcavano la soglia della propria casa solo col piede destro e erigevano templi a diverse divinità. A giorni nostri molti intraprendono lunghi viaggi e si recano a centinaia di migliaia di chilometri in visita a santuari con l'ultima speranza di un miracolo. Stalin aveva bandito la religione e chiuso le chiese, ma oggi a nessuno verrebbe in mente di impedire, limitare o censurare i pellegrinaggi all'Urte. Perché tutti abbiamo più o meno consapevolmente accettato il principio volteriano della libertà come cardine della civiltà moderna. Non a caso è scritto nella nostra Costituzione che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti. La decisione di consentire le cure per 18 mesi nelle strutture pubbliche sotto il controllo di medici e laboratori per sapere se quelle cure sono state utili oppure no mi sembra un compromesso onesto. Personalmente ho massimo rispetto per il lavoro della Commissione, della deputata Locatelli e della ministra Lorenzin. Ne ho meno per gli atteggiamenti del dottor Vannoni. Ma non avendo da laico né certezze né risposte, ma solo dubbi, mi chiedo se sia stato fatto tutto quanto lo Stato doveva e poteva fare, non solo per proteggere i cittadini dagli imbroglioni e garantire loro cure giuste, ma anche se gli ha lasciato la libertà di sperare. Perché anche la speranza è un diritto da tutelare, forse l'ultimo, quando tutto il resto è irrimediabilmente andato perduto. Quando si sta andando incontro alla morte o si vedono i propri figli spegnersi per un male incurabile, non c'è rischio, effetti collaterali, insuccessi, nuove patologie che possono avere lo stesso peso. Né tantomeno possiamo comprimere la speranza adducendo motivi di budget. Mi vergognerei di uno Stato che lascia morire i propri figli per questioni di bilancio. Anche per questo saluto positivamente la scelta di consentire il prosieguo del trattamento per i malati già in cura, perché non potrei mai convivere con una mia scelta che limiti la libertà di scelta altrui, perché quel diritto, il diritto alla speranza, nessun uomo o donna ha il diritto di negarlo a chi che sia, men che meno io, senza sì e senza ma. La ringrazio.
Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del test approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 734A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 marzo 2013 numero 24 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria. La votazione è aperta. Lotti. Dell'Ai. Dell'Ai. Ginoble. Leone. Hanno votato tutti? San Nicandro. Di Lello. Di Lello. Ginoble. Bragantini Paola. Bragantini ha votato. Abbiamo votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 509, votanti 505, astenuti 4, maggioranza 253, favorevoli 504, contrari 1, la Camera approva. Ci sono alcuni colleghi che si sono iscritti per intervenire sull'ordine dei lavori e iniziamo dall'onorevole Giuditta Pini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il 20 maggio di un anno fa, 365 notti fa, abbiamo scoperto che cosa volesse dire la parola terremoto. La nostra terra, sempre grassa e generosa con noi, in cui siamo cresciuti e che ci ha cresciuto, si è svegliata e ci ha svegliato nel cuore della notte. Mi scusi, onorevole. Colleghi, forse se ascoltiamo anche quello che si sta dicendo, magari ci viene normale e naturale abbassare la voce. Grazie. Dicevo, ci siamo svegliati nel cuore della notte proprio perché la nostra terra ci ha svegliato. È stato il primo di una serie di numerosissimi e infiniti terremoti che hanno colpito alla fine tre regioni, 54 comuni, dove si produceva il 2% del PIL nazionale. E la provincia più colpita è stata proprio quella di Modena, quella da cui provengo. E vi posso assicurare che abbiamo avuto paura, tantissima paura, e a volte ce l'abbiamo ancora. E per settimane non abbiamo dormito e ci siamo chiesti perché fosse successo e spesso, anzi, sempre non ci siamo dati una risposta. E vorrei ricordare qui insieme a voi le 27 vittime che sono rimaste sotto le macerie delle loro case, delle loro fabbriche la sera del 20 e la mattina del 29 maggio. E insieme a loro vorrei ricordare anche le decine e decine di persone che sono morte in tutto quest'anno, a volte proprio a causa dello stress post-sisma che ha spesso debilitato anche la loro salute e le loro vite. Non è che sia il terremoto in sé che uccide, sono le case e le fabbriche che crollano sopra quelli che ci stanno dentro che uccidono. E vorremmo con voi che questa triste ricorrenza fosse anche uno stimolo di riflessione per tutti noi, per creare un'edilizia sicura ed ecosostenibile, che non si fa attraverso i condoni edilizi, che non si fa chiudendo gli occhi. Si fa attraverso la riqualificazione.
si fa attraverso la messa in sicurezza di quegli edifici che già ci sono, in cui noi studiamo, in cui noi viviamo, in cui noi ci innamoriamo, in cui noi compriamo i nostri abiti, quello che ci dà da mangiare. E vorremmo anche approfittarne pubblicamente per ringraziare tutte le migliaia e migliaia di volontari che da tutta Italia ci hanno aiutato a leccarci le ferite e poi a ripartire. I Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, la Protezione Civile, le decine e decine di associazioni che sono venute da tutta Italia, le migliaia di singoli volontari che si sono presi su con le loro macchine e sono venuti a dare una mano dalla provincia, dalle regioni di fianco, anche da quelle lontane, e che ci hanno fatto sentire non soli, ma parte di una nazione, parte di una comunità. Vorremmo anche ringraziare gli imprenditori, quelli piccoli e quelli grandi, che hanno deciso di rimanere nel nostro territorio e di continuare a dare lavoro e prospettive da noi. Vorremmo ringraziare i lavoratori che sono rimasti con la cassa integrazione e che hanno deciso di rimanere sempre nel nostro territorio per lavorare. Vorremmo ringraziare gli artigiani, i commercianti, tutti quelli che non hanno chiuso i negozi, che hanno vinto la paura, che hanno avuto coraggio e che adesso insieme a noi proviamo, insomma, a ripartire con loro. Vorrei anche ringraziare tutti i sindaci, indipendentemente dal partito e dal colore con cui sono stati eletti, perché hanno fatto un lavoro enorme, straordinario e silenzioso, e con loro le amministrazioni. Vorrei anche ringraziare qui i dipendenti comunali di quelle amministrazioni, che spesso sono a volte, insomma, presi in giro oppure maltrattati, spesso con, insomma, degli stipendi che non riconoscono il lavoro che hanno fatto, ma che per mesi e mesi, ancora adesso, hanno fatto straordinari non pagati per cercare di dare le risposte a tutti i cittadini che 24 ore al giorno bussavano alle loro porte e che non si sono risparmiati un attimo. Proprio a questo proposito, noi chiediamo al governo che, come hanno chiesto anche le regioni, si possa modificare l'articolo 6 del decreto legge 43, consentendo, tra le altre cose, la proroga dello sblocco del patto di stabilità per i comuni terremotati, in modo tale che si possa ripartire senza dover fare debiti e senza lasciare indietro nessuno. Vorremmo anche che quest'Aula, tutta insieme, come abbiamo fatto anche oggi, si facesse promotrice di una legge quadro sulle emergenze naturali, perché non è possibile che tutte le volte che in questo paese c'è un terremoto, c'è un'alluvione o c'è una frana si debba ripartire da zero. Perché non è possibile che ci siano delle tragedie di serie A e delle tragedie di serie B e che a seconda di chi è al governo o chi amministra quel territorio si possa essere più o meno fortunati nel ricevere gli aiuti. E questo serve una legislazione chiara che assuma chiari compiti quando capitano queste cose e che stabilisca dove sono i fondi da reperire. E questo, cari colleghi, insomma, mi sa che a questo giro tocca a noi, abbiamo questa possibilità di cambiare questo enorme vulnus che c'è nella nostra legislazione. Ora termino. Abbiamo, insomma, tremato, ma siamo ancora qui. Come si dice, insomma, come diciamo, abbiamo tenuto botta. In quei giorni sono comparsi vari striscioni nei muri, nelle strade, e uno recitava: non è forte chi cade, ma chi non è forte chi non cade, ma chi cade e ha la forza di rialzarsi. Ecco, noi ci stiamo rialzando, vorremmo continuare a farlo insieme a tutta l'Italia ed essere stimolo per poter fare in modo che la sicurezza in casa, nei luoghi di studio e di lavoro, diventi realtà da nord a sud e nelle isole. L'emergenza è finita, le telecamere si sono spente, ma tanto c'è ancora da fare e noi siamo qui. Rimarremo qui e vigileremo fino alla fine, qui nei territori, nelle nostre case, perché si ricostruisca, ma non che si torni il 19 maggio, che si torni a un nuovo 19 maggio, in cui le costruzioni siano più sicure e in cui ci si possa vivere e costruire in sicurezza. Grazie. La ringrazio. Sullo stesso argomento ha chiesto la parola il deputato Maria Edera Spadoni. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Come la collega Giuditta Pini, chiedo di poter intervenire per, appunto, ricordare che è trascorso esattamente un anno da quando l'Emilia ha subito il terribile sisma che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità,
nel tessuto sociale e nel tessuto economico del territorio. Alle ore 4.03 di domenica 20 maggio 2012 vi è stata la prima scossa di magnitudo pari a 5.9 gradi della scala Richter e con profondità di 6.3 km, a cui hanno fatto seguito nella stessa giornata ulteriori scosse di magnitudo elevata. Il bilancio umano è stato pesantissimo, sono decedute 27 persone, mentre i feriti sono stati oltre 300. Vorrei evidenziare il fatto che le vittime sono state soprattutto gli operai rimasti uccisi mentre lavoravano all'interno dei capannoni crollati, di cui allo stato attuale solo alcuni nel rispetto delle norme edilizie. Ricordo in tal senso l'inchiesta della Procura di Modena, che da un anno sta proseguendo le indagini per fare luce sulle eventuali responsabilità per i 15 lavoratori morti nei crolli dei capannoni e che al momento vede 40 indagati a Modena e 28 a Ferrara. Ricordo inoltre che la stessa Procura sta indagando anche per capire se ci sono state trivellazioni abusive che abbiano potuto influire sugli effetti delle scosse. Mi scusi, onorevole Spadoni, l'argomento, colleghi, è lo stesso, identico. Un'altra criticità riguarda le risorse stanziate per la ricostruzione dei comuni colpiti, che sono state elargite parzialmente, e delle numerose ordinanze emanate dal commissario straordinario Vasco Errani emergono ancora molti punti sui quali lavorare. I fondi sono insufficienti e non per tutti. Bisogna avere ben chiara una priorità. Le richieste dei cittadini e delle imprese terremotate sono dei diritti e come tali vanno rispettati per affrontare e uscire dal dramma del sisma più efficienti e rinnovati di prima, nella sicurezza sismica, nella tutela ambientale, nel risparmio energetico, nella ricerca, nella qualità del lavoro e nella tutela della legalità. È molto importante quindi che quello che è stato fatto, grazie alle tante donazioni, agli impegni economici di vari soggetti, ma soprattutto alla determinazione, alla fortissima voglia di ripartire della popolazione emiliana. Per cui desidero rinnovare il mio apprezzamento e la mia stima ed esprimo alle comunità colpite la vicinanza mia e di tutti i miei colleghi. Grazie. Ovviamente io ringrazio le due colleghe e non posso ovviamente che, immagino a nome di tutti, associarmi alle parole che sono state rivolte per un evento di questo tipo e anche ai ringraziamenti che sono stati fatti da tutti voi. Vorrei dire, perché questo credo che sia bene e faccia bene anche alla nostra istituzione, ricordare che tra gli aiuti che ci furono in quell'occasione ci fu anche una decisione assunta dai partiti di ridurre una parte del finanziamento pubblico da destinare esattamente proprio alle popolazioni terremotate. Nella fattispecie, se non erro, furono 91 milioni che furono ridotti rispetto agli stanziamenti o alle previsioni che c'erano in corso. Ma proseguiamo adesso con gli interventi sull'ordine dei lavori. Ha chiesto di parlare il deputato Giacomelli, ne ha facoltà. Sì, signor Presidente, 14 anni fa nei pressi della sua abitazione veniva ferito a morte dalle Brigate Rosse Massimo D'Antona. Questa mattina le istituzioni, le forze politiche, i sindacati, tanti studenti, tante persone comune lo hanno ricordato nel luogo dell'agguato, insieme alla moglie Olga e alla figlia Valentina, cui va ancora la nostra solidarietà. Ma abbiamo creduto necessario ricordarlo qui, in quest'Aula, per quello che Massimo D'Antona è stato per le istituzioni e per il Paese. Un professore, un apprezzato giuslavorista, impegnato nella CGIL, convinto sostenitore di un ruolo del sindacato che fosse protagonista della trasformazione e dell'innovazione, che fosse soggetto del processo di cambiamento e non rivolto alla conservazione dell'esistente. Si è misurato con i temi della rappresentanza, della contrattazione integrativa, della trasformazione del settore pubblico, sempre con quella idea di proporre, di svolgere una funzione di iniziativa, di non collocarsi a difesa dello status quo. È qui, soprattutto qui, la forza
io credo, della sua straordinaria capacità di una vera, sostanziale, quanto mai sbandierata, azione riformatrice. Non temeva di misurarsi con temi difficili, non era un imbonitore, era un convinto sostenitore del confronto, del dialogo. Non temeva di ricordare che la effettività, questione che gli stava a cuore, delle situazioni sostanziali garantite ai lavoratori non poteva prescindere da un confronto con quelle norme costituzionali che impongono coerenza tra i costi dello Stato sociale e la dinamica della spesa pubblica. Aveva piena consapevolezza di quanto fossero centrali nella vita democratica i temi di cui si occupava. Scriveva: ci sono diritti fondamentali che devono riguardare il lavoratore non in quanto parte di un qualsiasi rapporto contrattuale, ma in quanto persona che sceglie il lavoro come proprio programma di vita, che si aspetta dal lavoro l'identità, il reddito, la sicurezza, cioè i fattori costitutivi della sua vita e personalità. Il lavoratore non è una merce, insomma. Questo principio così presente nella vita, nell'opera, nell'impegno di Massimo D'Antona. È per queste idee, per l'ostinazione a scommettere sul confronto e sul pensiero per sciogliere i nodi del conflitto sociale, che Massimo D'Antona ha pagato con la vita. Colpito da quella violenza estremista, da quella violenza del terrorismo che si è mostrata nel nostro paese, capace di scegliere con sorprendente, acuta raffinatezza i suoi bersagli. Massimo D'Antona, come Ruffilli, come Bachelet, come Tarantelli, come Biagi, come tanti altri, ciascuno con la sua storia, ciascuno con il suo specifico, tutti colpevoli agli occhi dei terroristi dello stesso reato, mettere il confronto delle idee, la forza del pensiero a fondamento della vita civile e della vita delle istituzioni. Signor Presidente, viviamo un tempo in cui sembrano prevalere nella vita pubblica, da un lato, un efficientismo fattuale spesso privo di profondità e prospettiva, dall'altro un populismo urlato e spesso aggressivo. Ricordare Massimo D'Antona e il suo stile fondato sul dialogo, sull'attenzione alle opinioni, può sembrare dunque un rituale, ma per noi non è così. Le istituzioni vivono di memoria e vivono del ricordo di quanti le hanno servite. E per noi ricordare Massimo D'Antona e il suo sacrificio, il sacrificio della sua vita, significa ribadire la nostra fede nel ruolo riformatore della politica. Significa ribadire la nostra fede nella forza delle idee che è più forte di ogni violenza. E vuol dire grazie alla passione civile, all'intelligenza, allo stile con cui Massimo D'Antona ha servito la comunità civile, le istituzioni e l'Italia. La ringrazio, onorevole Giacomelli, e credo che l'applauso dell'Aula significhi meglio di qualunque altra parola l'adesione alle sue parole, al ricordo di Massimo D'Antona, e anche, penso, un abbraccio alla famiglia, in particolare alla vedova Olga, che fino alla scorsa legislatura è stata qui con noi come deputata. Proseguiamo, e è scritto a parlare, sempre sull'ordine dei lavori, Mattia Fantinati, ne ha facoltà. Presidente, buonasera, grazie. Anch'io da veronese ricordo il terremoto, perché veronesi furono anche i comuni molto vicini al cratere. Lo ricordo soprattutto anche come ingegnere, perché fu massiccio il nostro intervento in seguito per analizzare la situazione. Mi preme anche portare all'attenzione che il Veneto in questi giorni sta vivendo una situazione drammatica. Giungono notizie allarmanti dalle province Verona, Padova, Vicenza, quartieri allagati, insediamenti industriali inagibili, popolazione in ginocchio. Purtroppo nella tragedia si registra anche una vittima nella provincia di Verona. L'assurdo di questa situazione è che pare ripetersi nella stessa forma quanto è successo nel novembre 2010, come se in questi quasi 3 anni non si fosse fatto nulla. È assurda che piogge di
piogge di particolare intensità possano mettere in ginocchio un'intera regione, con tempi di ritorno così brevi. Chiediamo quindi al Governo che il problema del Veneto diventi prioritario nell'immediato. Inoltre siamo a conoscenza che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 13 novembre 2010, numero 3906, recante primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Il Presidente della Regione Veneto è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivanti dagli eventi di cui in premessa e sono stati stanziati per gli interventi previsti dall'ordinanza 300 milioni di euro da porre a carico del Fondo della Protezione Civile. Chiediamo inoltre che il Governo informi sulla situazione dei fondi, soprattutto di come sono stati spesi. I cittadini veneti pretendono un'attenzione attiva, concreta, reale, non un mare di parole, di promesse e di strumentalizzazioni politiche. Inoltre vanno analizzati progetti concreti di salvaguardia ambientale, stabili, tempi certi di intervento. Vanno stanziati fondi a situazioni di vero bisogno e programmi di ampio respiro a lungo termine. Va introdotta una semplificazione reale sul controllo del territorio, una suburocratizzazione che elimini le sovrapposizioni tra enti, le lungaggini che ne derivano. I progetti validi, peraltro, ci sono. Progetti che salvaguarderebbero il territorio e che pare vengano spesso osteggiati da piccoli interessi locali, barattati come prebende politiche. Nell'ambito del dibattito che in questi giorni accende la questione politica e sulla tassa IMU, chiediamo inoltre si faccia sin d'ora un'analisi sulle possibilità di esonerare dal pagamento dell'IMU le attività produttive colpite dall'emergenza, perché gli imprenditori possano concentrare risorse e forze sul ripristino delle strutture e la salvaguardia conseguente dei posti di lavoro. Chiediamo inoltre ai ministri dell'Ambiente, l'onorevole Orlando, al ministro dello Sviluppo Economico, Veneto peraltro, Flavio Zanonato, al ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, di programmare quanto prima una visita alle zone colpite dal disastro, in modo da catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale sul Veneto e programmare con gli enti locali perlomeno le iniziative da realizzarsi nell'immediato, perché i cittadini veneti non debbano sentirsi ancora una volta abbandonati dallo Stato. Ringrazio per l'intervento l'Ordine degli Ingegneri di Verona. La ringrazio. Sul medesimo argomento è iscritto a parlare il deputato Matteo Bragantini. Grazie, mi unisco alle parole del collega, anche se vedo che manca il governo, ma speriamo che leggano. Le chiedo scusa, onorevole Bragantini, il governo è stato finito. Indubbiamente, ma su una tematica così importante, perché abbiamo visto già negli anni passati che ci sono stati eventi atmosferici molto delicati per il nostro territorio, abbiamo visto un'attenzione un po', diciamo, un po' di miopia da parte di alcuni organismi dello Stato. Abbiamo visto che neanche qualche mese fa è successo che sono stati presi i fondi per i dissesti idrogeologici per fare una copertura per quei comuni che sono stati sciolti anche per mafia e sono andati in default perché hanno avuto più debiti che copertura. Dunque veramente non si possono utilizzare i pochi fondi, le poche risorse che sono per il dissesto idrogeologico. L'avevamo condannato, avevamo sollevato la nostra contrarietà a usare quei fondi per fare delle coperture non consone. Purtroppo è successo un'altra disgrazia. Purtroppo di nuovo i nostri territori sono stati colpiti da queste calamità. Purtroppo per colpa troppo spesso per delle burocrazie o dei veti incrociati di vari organismi non sono state fatte le opere. Questa volta è capitato in Veneto, altre volte è capitato in altre regioni. Dobbiamo muoverci, dobbiamo trovare tutti insieme una soluzione per dare delle risposte concrete al nostro territorio, per dare la possibilità ai nostri territori di essere in sicurezza. Dobbiamo cambiare forse anche delle leggi che erano state fatte magari negli anni passati per tutelare l'ambiente, penso al drenaggio e alla pulitura dei fiumi, dell'alveo dei fiumi, che forse una volta era troppo utilizzato in modo aggressivo dal punto di vista, magari dal punto di vista economico, però dobbiamo dare la possibilità di ricominciare a fare dei buoni argini, a ripulire i nostri torrenti, a fare delle escavazioni, a
tagliare gli alberi e tutte quelle, quelle vegetazioni che sono dentro l'albero che possono creare problemi. E se ci sono, come ci sono dei progetti ormai anche vecchi di tanti anni che servono per dei bacini di laminazione, prenderli in carico. Dunque veramente io mi unisco alle parole del collega, ma penso che tutti i colleghi di qualsiasi partito, di qualsiasi regione, siano consci che finalmente dobbiamo trovare uno strumento veloce e concreto per far sì che queste disgrazie non ci succedano più. La ringrazio. Sul medesimo argomento è scritta a parlare anche la deputata Alessia Rotta, ne ha facoltà. Sì, mi riferisco agli stessi fatti, soprattutto la gravità degli stessi fatti che si ripetono ad appena 2 anni e mezzo di distanza negli stessi luoghi nell'est veronese, tra Verona e Vicenza, una stessa alluvione. Un cittadino veronese è morto, annegato, travolto dalla violenza delle acque. Noi vorremmo sottolineare che non si tratta, noi colleghi veronesi del PD, non si tratta di una tragedia inevitabile né di eventi questi imprevisti né imprevedibili, ma vorremmo anche sottolineare le responsabilità che forse sono da attribuire a qualcuno, e chiediamo anche che il governo possa farlo, perché il presidente della regione Luca Zaia all'epoca era stato nominato commissario straordinario per gli interventi di messa in sicurezza e dei finanziamenti erano stati stanziati. Chiediamo che il governo accerti se quei finanziamenti erano adeguati e che si accertino anche come mai nessun intervento risolutivo a questo punto sia stato realizzato, come ad esempio i bacini di laminazione, e perché non siano stati realizzati. Chiediamo anche di valutare se sia possibile decretare lo stato di calamità naturale proprio in ragione dei precedenti. Chiediamo se sia possibile considerare anche se si possono attivare i poteri sostitutivi del prefetto e di valutare l'opportunità dell'avvio di una procedura di urgenza. Chiediamo anche di chiarire quali possono essere i poteri in capo eventualmente ai comuni interessati nelle fasi di emergenze e se sia nella loro facoltà la rottura degli argini per evitare danni nei centri abitati, ma anche da ultimo, come si è verificato, la morte e il decesso di persone. La ringrazio. È ora iscritta a parlare sull'ordine dei lavori il deputato Daniele Del Grosso, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il mio intervento sarà brevissimo e riguarda un servizio andato in onda nei giorni scorsi sul programma televisivo Le Iene, dove un presunto collaboratore di un senatore, presunto perché nell'anonimato, denuncia alcuni deputati e senatori di percepire mazzette, e questo è il termine giusto se così fosse, da parte di lobby come quelle del gioco delle slot e dei tabacchi, in modo da alterare nelle commissioni il voto a loro vantaggio. Invito questo governo a fare chiarezza e invito coloro che sanno a parlare, perché l'accaduto, qualora risultasse vero, ed è molto probabile che così sia, è sinonimo di corruzione all'interno di questi palazzi. E concludo affermando che forse solo ora capiamo con maggiore precisione il motivo per cui i famosi 98 miliardi sono stati abbonati da parte delle istituzioni ai gestori delle slot machine. E per dirla con le parole di De André, è lo Stato che fa, si indigna, si impegna e poi getta la spugna con gran dignità. Noi con la spugna non la getteremo mai. Grazie. La ringrazio. Sul medesimo argomento ha chiesto di parlare il deputato Generoso Melilla. Grazie Presidente. Sullo stesso argomento, per evidenziare anch'io come siamo in presenza di un fatto di gravità inaudita, e siccome si tratta di una trasmissione pubblica, credo che la notizia di reato debba essere perseguita. Ovviamente nessuno di noi è in grado di stabilire se quella denuncia corrisponda al vero, ma è evidente
che bisogna fugare ogni dubbio, perché delle due l'una: o siamo in presenza di un fatto rilevante sul piano innanzitutto politico, istituzionale e poi anche penale, oppure siamo in presenza di una volgarissima diffamazione nei confronti di una istituzione fondamentale dello Stato come appunto il Parlamento. In ogni caso l'articolo 54 della Costituzione, a cui spesso noi ci riferiamo, dice che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Il Presidente del Senato ha già detto che si adopererà nei limiti delle sue competenze per accertare queste cose, anche se l'accertamento spetta alla magistratura. Chiedo in questo caso, visto che si parla di Camera e Senato, alla Presidenza della Camera di operare una discussione su questa vicenda e vedere quanto è in suo potere. In quel servizio durato 6 minuti, che io ho visto con grande disagio, perché ognuno di noi potenzialmente, anche se io non facevo parte di questa Camera nella scorsa legislatura, quindi penso che in questa legislatura, nell'attuale legislatura, noi ancora abbiamo discusso provvedimenti che riguardano i giochi e il tabacco. Lì si parlava espressamente di giochi e di tabacco, quindi non sono in grado ovviamente di avere un'opinione precisa. Però, come diceva il mio collega, nella scorsa legislatura sono stati fatti da questo Parlamento, sono stati adottati da questo Parlamento dei provvedimenti scandalosi in materia di agevolazioni che sono state concesse nella materia fiscale al settore dei giochi. Tra l'altro agevolazioni che non hanno nessuna ragione, nessuna razionalità e che gridano vendetta dinanzi al modo in cui vengono invece trattati altri settori dell'economia. Per questo io ritengo che non si possa far scivolare l'acqua sulla pietra come se fosse niente, perché ognuno di noi, se intimamente vuole assolvere la sua funzione pubblica in modo coerente con l'articolo 54 della Costituzione repubblicana, deve chiedere che questi fatti siano accertati nel modo più rigoroso e urgente. Grazie. La ringrazio. Sul medesimo argomento ha chiesto la parola l'onorevole Buttiglione, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Per aggiungere la mia voce e quella del mio gruppo a quella di due colleghi che hanno preso la parola precedentemente, abbiamo l'obbligo, il dovere di tutelare l'onorabilità della istituzione parlamentare che è sede della sovranità popolare. Non possiamo tollerare che questa sia offesa e, se risultassero confermati, comportamenti come quelli che sono stati denunciati sono gravemente lesivi della onorabilità di tutto il nostro Parlamento, di ciascuno di noi. Ognuno di noi dovrebbe vergognarsi di stare in un'aula insieme con persone le quali vendono il loro mandato parlamentare, tradiscono l'onore che il popolo a loro ha affidato. E allora, signor Presidente, io le chiedo di riferire in Consiglio di Presidenza chiedendo che vengano adottati opportuni provvedimenti, provvedimenti ricognitivi, provvedimenti che non so se sia opportuno parlare di una commissione d'indagine, facendo riferimento anche all'autodichia parlamentare, ma comunque provvedimenti di tale natura da dare alla pubblica opinione la certezza che in questo Parlamento non si fanno mercati del genere. Se poi dovesse risultare che questa è una calunnia, ovviamente bisognerebbe provvedere contro coloro i quali hanno messo in circolazione questa calunnia. Non si deve poter offendere impunemente il Parlamento italiano. L'offesa più grave sono eventuali comportamenti illegali dei membri del Parlamento, l'offesa meno grave è comunque allora la calunnia ai danni del Parlamento.
Visto che ho la parola, colgo l'occasione per ricordare che la nostra legislazione in materia di giochi si espone a forti, gravissime critiche. Io credo di essere stato fra i pochissimi, forse l'unico, che a suo tempo ha votato contro le innovazioni che abbiamo introdotto in tale materia. Una volta rovinarsi era un privilegio dei ricchi. Sulla base di una interpretazione distorta del principio di uguaglianza, abbiamo messo la possibilità di rovinarsi alla portata di tutti. Adesso il gioco non è a Monte Carlo, non è a Campione, è sotto casa, è con le slot machine a distanza di 50, 100, 200 metri dal portone di casa. Peggio, è dentro casa, perché ci sono i giochi che arrivano via internet dentro l'abitazione. Abbiamo 800.000 persone le quali sono patologicamente legate al gioco. Patologicamente legate vuol dire che rovinano se stesse e le loro famiglie, quindi le vittime non sono 800.000, sono molte di più. Io spero che questo errore il Parlamento l'abbia commesso per sua, perdonatemi la parola, insipienza, e che sia un errore in buona fede. Però legittima una qualche sospetto che possa non essere del tutto falsa la insinuazione che è stata fatta. Motivo di più per procedere con decisione e con rigore, e anche nel caso in cui risultasse che non esistono fenomeni corruttivi, per porre rimedio ad una legislazione la quale è sostanzialmente e totalmente insostenibile. Dobbiamo farlo per l'interesse di milioni e milioni di famiglie italiane. Grazie, signor Presidente. La ringrazio io, e da ultima su questo argomento è scritta l'onorevole Miotto, ne ha facoltà. Presidente, la ringrazio, ma il tema che è stato trattato da alcuni colleghi ovviamente interessa molti di noi, ma inviterei tutti ad una, sì, a una qualche cautela, ecco, prima di chiamare in causa il Parlamento che si sarebbe reso responsabile di provvedimenti influenzabili o influenzati da qualche lobby. Perché io voglio qui dirle, Presidente, che nella passata legislatura, nella trascorsa legislatura, noi abbiamo conosciuto due iniziative molto interessanti, due indagini conoscitive condotte dalla Commissione Antimafia e la seconda indagine conoscitiva condotta in Commissione Affari Sociali, promosse fra l'altro dal Partito Democratico, che si sono concluse con un lavoro importante condotto in 6 mesi e che ha alla fine consentito al Governo di introdurre le prime norme che in Italia tendono a limitare la diffusione dei giochi d'azzardo. Spero, mi auguro che venga fatta un'indagine sulle notizie che sono trapelate dal servizio televisivo a cui i colleghi hanno fatto riferimento, perché qualora fossero vere, avessero un qualche fondamento, ovviamente sarebbero di una gravità straordinaria. Spero che vengano colpiti gli autori. Per quanto devo dire, è stato il compito e il ruolo svolto da una parte del Parlamento, ecco, ci sono a testimonianza del lavoro fatto atti ispettivi, emendamenti, iniziative come l'indagine conoscitiva e poi devo dire il lavoro importante che è stato fatto sul decreto Balduzzi, che ha introdotto per la prima volta, ripeto, nel nostro Paese il riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza della dipendenza da giochi d'azzardo, che ha consentito di avviare un percorso che purtroppo avrà bisogno di ulteriori passaggi con i necessari finanziamenti ai CERT e ai SERD per curare i dipendenti da gioco d'azzardo, e naturalmente l'iniziativa che alcune amministrazioni locali hanno già intrapreso a Pavia per modificare l'attuale normativa e consentire ai comuni, in particolare ai sindaci, un potere, ecco, di regolamentazione che oggi purtroppo non è stato loro accordato, finora non è stato a loro accordato. E quindi è un'iniziativa legislativa che
è assolutamente utile, interessante, che ci vedrà protagonisti, ma ecco, guai fare di tutte le erbe un fascio. Bene, anche la deputata Binetti su questo argomento. Poi abbiamo ancora un certo numero di interventi. Prego. Solo una cosa, Presidente. Ovviamente siamo rimasti tutti malissimo da questa informazione, soprattutto per il risalto mediatico che ha avuto anche attraverso le trasmissioni televisive e che ancora una volta getta un'ombra su quella che è la politica, ma anche in particolare su quello che è il Parlamento. Però io volevo dare, come dire, possibilmente un risvolto positivo a questo. Mi sembrerebbe molto interessante se dei diversi disegni di legge che sono stati presentati sull'argomento si attivasse davvero con la calendarizzazione nelle commissioni di rispettiva pertinenza l'approvazione di un disegno organico sul gioco. È una cosa che tocca diversi punti, tocca le politiche fiscali, tocca sicuramente le politiche sanitarie, le politiche sociali, tocca anche quella che è il mondo, non ce lo dimentichiamo, no, dello sviluppo del lavoro, perché è una, diciamo, una mega azienda che dà lavoro a tante persone. Tocca veramente moltissime commissioni di merito. Forse se noi riuscissimo a dare una risposta positiva, che non è soltanto stare a vedere se ci sono ed eventualmente chi sono i cattivi parlamentari che veramente hanno commesso una scorrettezza enorme, se è vera questa cosa, io credo che noi dovremmo dare una risposta positiva, che il Parlamento c'è, che su queste cose è disposto a legiferare in modo unito, come abbiamo sempre lavorato su questi argomenti, è disposto a mettere argomentazioni diverse. L'anno scorso, quando abbiamo discusso qui alla Camera, se si può parlare di lobby, ce n'erano due. Una era quella della Commissione Affari Sociali, che spingeva perché appunto risorse, mezzi e limiti fossero messi a favore dei giocatori. L'altra era quella della Commissione Bilancio, che spingeva perché dal gioco d'azzardo si potessero estrarre il maggior numero possibile di risorse. Logiche forse qualche volta confliggenti tra di loro, però che hanno prodotto dei risultati. Se potessimo davvero rendere organico il dibattito, mettendo in discussione com'è prassi di un buon Parlamento, i disegni di legge che sono stati già presentati dall'inizio di questa breve legislatura, credo che ce ne siano già una decina di disegni di legge, se potessimo fare questo, io credo che daremmo al Paese la capacità di dire ascoltiamo la voce della protesta, ma siamo anche in grado di elaborare delle risposte positive. Grazie. La ringrazio e mi rivolgo a tutti coloro che sono intervenuti su questo argomento, precisando ovviamente che raccolgo tutte le osservazioni e le trasmetterò al Presidente della Camera. Penso che da subito, venendo anche incontro alle valutazioni fatte da molti, che sicuramente c'è un problema di onorabilità, ma c'è anche un problema di comportamenti illeciti qualora fossero accertati. È del tutto evidente che l'accertamento di questi comportamenti spetta all'autorità giudiziaria e io mi auguro che se dovessero essere accertati ci sia anche delle decisioni dal punto di vista giudiziario molto severe, perché indubbiamente sono comportamenti gravi. È altrettanto evidente che noi non possiamo che in questa fase rimetterci all'attività dell'autorità giudiziaria. Io mi sento personalmente di aderire alle parole del Presidente Grasso di ieri, che soprattutto chissà dica, perché il problema che ci troviamo di fronte in questo momento è a dichiarazioni anonime e probabilmente sarebbe molto utile e molto più utile per arrivare alla verità su un argomento così delicato come da tutti evidenziato, avere delle parole sulle quali l'autorità giudiziaria possa poi direttamente intervenire. Proseguiamo nelle nostre i nostri interventi. Ora è iscritto a parlare il deputato Mantero, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi. Sabato nella mia città, Savona, Mauro Sari, un artigiano edile di 47 anni, si è tolto la vita. Ho avuto modo di parlare con Mauro alcuni mesi fa. Mi ha accennato ai suoi problemi, al senso di frustrazione che provava per gli ostacoli burocratici che gli impedivano di lavorare come avrebbe voluto. Ma non voglio qui entrare nel merito di ciò che Mauro mi ha raccontato in confidenza. Voglio invece condividere con quest'Aula la mia profonda preoccupazione per questi gesti estremi che purtroppo sono sempre più frequenti.
Siamo portati a considerare ogni suicidio, ogni gesto disperato come un atto a sé stante, ad archiviarlo in fretta in un minuto di silenzio. Ci laviamo la coscienza giustificando ogni episodio come un atto imprevedibile, quasi sollevati dal poterlo imputare alla depressione, ai problemi di salute, al vizio del gioco, ai problemi familiari. Gesti come questo, invece, sono il culmine di una disperata richiesta d'aiuto, rimasta inascoltata. Un aiuto, attenzione, che non è e non può essere solo assistenza e carità, ma deve essere solidarietà.